Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Saint Seiya Awakening. Aggiornamento di oggi del 22 febbraio 2023, è uscito il nuovo aggiornamento stamattina e abbiamo il banner di Pandora e Shura Surplice. Mi aspettavo sinceramente di trovare anche, oltre al banner, anche l'aggiornamento del personaggio di Shura, ma ora vediamo se è stato aggiunto o meno. Abbiamo il PvP melee PvP a fine settimana e poi abbiamo la melodia che ci dà la possibilità di recuperare la skin, prova delle taglie, il libro dell'onnipotenza con questa volta niente pezzi di Thanatos purtroppo. E tra l'altro spero di trovare le gemme da tenere da parte per il repair. La matrioska, solito evento, vediamo se ci sono le gemme, non ci sono a sto giro, davvero peccato. Quindi niente, per noi poveri free to play ci sarà da penare per recuperare l'RC di Thanatos. Solita roba, solita fuffa, niente di nuovo, anche perché a mio avviso conviene risparmiare per il Cavaliere di Virgo, che dovrebbe arrivare teoricamente non mercoledì prossimo perché non c'è nel Sacred, quindi in teoria siamo salvi. A cavallo del gatto dovremmo fare il gatto e poi avere il banner di Virgo dei Lost Canvas, quindi bene bene bene. Qua mi pare che non sia stata modificata la skill volere dal di là, quindi in teoria l'aggiornamento non c'è ancora. Peccato, perché ero curioso di provare Shura in comp con Artemide e vedere i buchi che non fa Doco Divino al primo turno. Peccato. Beh, arriverà settimana prossima? Boh. Nei prossimi giorni, nelle prossime ore? Lo scopriremo solo giocando. Quindi amici, l'aggiornamento di oggi fa davvero pietà, non c'è niente di interessante, ci resta che attendere un paio di settimane, mese nuovo, e vedere come sarà questo banner di marzo. Personaggio davvero interessante e molto probabilmente, ahimè, imprescindibile o averlo full skillato o perma ban. Non ci sono alternative, almeno al momento. Ragazzi, per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo, ciao!